Bentornati tutti quanti sul canale di Sackface. Io sono sempre Jason e oggi voglio parlare di un film, però facendo un video un po' diverso, nel senso non è una recensione, non è una reaction, è una review, o un positivo o negativo. È semplicemente qualcosa da dire su The Predator, il nuovo film in uscita quest'estate, che riporta sul grande schermo un altro famoso alieno dopo il terribile e deludente Alien Covenant di Ridley Scott, che ve l'ha riportato sul grande schermo. Lo xenomorfo, cosa che non si è vestito per niente, e questo Predator, naturalmente Predator io lo amo molto di più, è un personaggio molto più carismatico e mi è sempre piaciuto, non l'ha mai deluso un film, tranne il terzo, The Predator di Robert Rodriguez, che non era male, però qualche difetto enorme se l'aveva comunque quel film, e non è che l'abbia apprezzato tantissimo. Però a livello di azione, niente da dire, fantastico anche il 3. Predator 1, clamoroso. Predator 2, enormemente clamoroso. Soprattutto nella battaglia finale contro il poliziotto e il Predator nella città di Los Angeles, che è fantastica. Se la situazione destinata alla droga, che vengono massacrati dall'alieno, che però, guardate caso, i signori della droga sono dei criminali che ammassano per procurarsi appunto la droga. Mentre, infatti il Predator 2 inizia tutta questa grande sparatoria in mezzo, dopo arriva il Predator che li massacra tutti. È un po' un atto punitivo, diciamo, no? Quindi questa cosa mi è piaciuta un po' come situazione. È fortemente bella, e io Predator 2 me lo rivedrei 100 volte, il primo anche 200 volte me lo rivedrei, perché è fantastico. Cioè, la regia di quei due film è mostruosa, veramente. Quello con Arnold Schwarzenegger, il primo, è fantastico, anche il duello finale del primo, in cui deve basarsi soltanto sul diventarsi le trappole, tutto quanto. Cioè, è veramente clamoroso quel film. E niente, adesso parliamo di nuovo per tutto quello che sappiamo finora. Innanzitutto è stato rilassato il primo poster, che è questo qui, in cui vediamo questi fulmini che creano la figura del Predator sopra la città di Cuba. L'unica cosa che si sa della trama è che sarà ambientato nella città di Cuba il film, quindi si sa proprio poco. Ci sarà un esercito militare che combatterà un Predator che vuole recuperare un pezzo di armatura, non ho capito bene la trama, lo capiremo dal primo teaser trailer. E a proposito di questo, il primo teaser, Shaun Black, regista di The Predator appunto, ha rilassato su Twitter dicendo che dobbiamo aspettarsi un primo teaser trailer per circa metà di aprile, quindi secondo me tra una massimo due settimane li vedremo, e vedremo il primo teaser trailer. Speriamo in bene davvero che lo rilassino, perché io non vedo l'ora di vedere cosa l'ho combinato con questo Predator. Sono molto più affezionato, non ho tutta questa input, perché anche gli Alien Covenant, il trailer sembrava di essere tornato in origine tutto quanto, e poi il film è stata una minchiata enorme, quindi io non ho tutta questa speranza. Però The Predator gliela do, perché è uno di quei film su un cacciatore alieno che veramente mi ha soddisfatto sempre, quindi non penso che Predator farà schifo, questo nuovo Predator. Però, nel senso, non vado con tutta questa speranza, capito? Cioè, io vado, lo vedo, però non è che vado a dire oh, che cazzo è tornato Predator, che bello, no, perché dopo Alien Covenant mi sono dovuto rimangiare la parola, purtroppo, mi dispiace, però Daglia mi sarei aspettato veramente un grande ritorno sul grande schermo e non è successo, quindi mi dispiace, ma anche per Predator ho dei seri dubbi al proposito. Andiamo avanti. Hanno detto che la nuova armatura di Predator sarà diversa, naturalmente siamo nel 2008, saranno anche nuovi gas e nuove tecnologie aliene. La creatura aliena dentro potrebbe essere sempre quella, credo, con le quattro chele che ricorda un po' l'Elite di Halo, il videogioco per Xbox. Il visore hanno detto che cambierà sicuramente, quindi stiamo a vedere come hanno fatto questo make up di The Predator. Andiamo avanti, ecco qua il cast. Abbiamo allora questo attore che non mi ricordo come si chiama, scusate, che lui ha interpretato il villain, il cattivo, il Logan, e lì l'ho adorato veramente, anche se lì era un po' in disparte, non era tanto caratterizzato, però il modo in cui è recitato mi era piaciuto. Poi abbiamo Olivia Mu, questa attrice, che qui interpreta una scienziata che non so il nome, non vi dite niente, non sa niente sulla trama. Olivia Mu ha interpretato una X-Men del settore di Apocalisse, in X-Men Apocalisse appunto. Quindi questi due qua hanno avuto a che fare con l'universo degli X-Men, e vedere i due insieme è veramente fantastico.
E poi questi tre attori, non mi ricordo neanche loro come si chiamano, abbiamo un ragazzino che vi prego, spero che non sia rompicoglioni come la mala di Pacific Rim, perché se no io qua mi sparo. A parte gli scherzi, qui interpreta il figlio appunto del sergente, il caposquadra, che a quanto pare, da quello che ho capito, un predator perderà l'armatura e dovrà cercarla, e chi si mette sul suo cammino lo fa fuori, naturalmente. Però spero veramente che il ragazzino rompa le palle. A questo punto spero che il predator lo ammassi subito, perché allora buonanotte. Cioè, non sono cattivo, però, cioè, il personaggio di Amara di Pacific Rim veramente era orribile, non si poteva vedere. Volevo prenderla a pugni io dopo un po', veramente. Se ero lì l'avrei presa a pugni, non mi interessa che una ragazza, io l'avrei presa a pugni. Non si può scrivere un personaggio così fastidioso. Poi altre cose che posso dire su The Predator. Appunto, stiamo aspettando con grande interpretazione questo teaser trailer. Vediamo un po' che cosa hanno combinato. Sperando che danno un'altra uscita, perché non ho capito ancora se uscirà il 3 agosto o il 14 settembre. Non si sa. Però mi pare di aver letto che uscirà prima, il primo mese prima in America, quindi ad agosto, e poi il mese successivo da noi in Italia, a settembre. Quindi veramente non so cosa aspettarmi da questo The Predator, veramente non so proprio cosa dirvi al riguardo. I primi due, anche il tre non era male, questo boh, sarà cronologicamente dopo gli eventi dell'uno e del due, quindi secondo me si collegherà molto al primo e al secondo film. Però è anche vero che sappiamo tutti cosa vuol dire riportare un personaggio anche come Predator dopo tutti questi anni. Il rischio è enorme il rischio, perché l'ultimo Predator è stato nel 2010, ecco, The Predator è uscito. Quindi secondo me riportarlo dopo 8 anni su grande schermo potrebbe essere veramente disastroso. Però io sono fiducioso un po' di The Predator, quindi aspettiamo questo teaser trailer. Fatemi sapere nel commento cosa ne pensate di questo film. Se lo state aspettando anche voi, iscrivetevi se volete al mio canale, lasciate un bel like se volete al mio canale e come al solito commentate. Qui tutto la Sergio, la Sackface, e noi ci vediamo al prossimo video di informazione. Ciao a tutti!